Buongiorno, signore. Buongiorno, miss. La gente di qui mi chiama Maggiore Good Morning, perché è la sola parola d'inglese che sono riuscito a inculcare agli indigeni. Sono l'amministratore e l'ufficiale di polizia di questa regione. Il mio nome è Ann Smith. Sono onorato di fare la sua conoscenza, signorina Smith. Lei porta il nome di una famosa esploratrice di queste terre dimenticate da Dio. È anche lei un'avventuriera, per caso? Sto facendo un lungo viaggio. Vorrei proseguire il cammino perché... Temo proprio che abbiamo a che fare con un terribile crimine. La prego dunque di considerarsi momentaneamente a disposizione della giustizia che ho l'onore di rappresentare in questo luogo. Mi sta accusando di un crimine, Maggiore Good Morning. Santo cielo, no. Queste tracce... Non c'è alcun dubbio. Si tratta di un leopardo, signorina. Ha detto un leopardo? Che tipo di leopardo? Mi interessa. Non ha avuto spesso occasione di cacciare in vita sua, o forse molto tempo fa. Sa, i leopardi portano sempre le loro prede al sicuro sugli alberi, per evitare che se ne impadroniscano le iene. Ma questo leopardo ha abbandonato i resti dell'animale ucciso nella sabbia. Deve essersi dimenticato delle iene da molto tempo ormai. Sembra che lei sappia molte cose su questo animale. Ha mangiato solo quanto basta per saziarsi. Non si è riempito la pancia come fanno le altre bestie selvatiche, che non sanno se riusciranno a trovare un'altra preda il giorno seguente. Questo animale è abituato a nutrirsi tutti i giorni senza problemi. Vuole dire che questo animale potrebbe essere addomesticato? È un grande leopardo nero come la notte. Da queste parti non se ne vedono mai di simili. I leopardi del deserto hanno il manto chiaro come la sabbia. Un solo morso, qui, alla gola. È stato molto abile. Potrebbe essere stato addestrato apposta. Maggiore, devo confessarle che quell'animale è sotto la mia responsabilità. Santo cielo, miss! Non dovrebbe lasciare un animale simile senza controllo. Ha ucciso una gazzellina. È molto grave. Maggiore Good Morning, la prego. Mi aiuterebbe a ritrovare il leopardo. Non vorrei che commettesse altri crimini. Più tardi, forse. Adesso devo trovare al più presto il molgravo che cavalcava questa povera gazzellina. I molgravi? Chi sono esattamente? Sono gli abitanti di questo luogo. Non saranno affatto contenti di quel che è successo. Il ragazzo molgravo che cavalcava questa gazzellina. Dove sarà adesso? Guardi, miss. Si è allontanato da quella parte. Deve essere salito su un albero. I molgravi non sopportano il contatto con il terreno. Non scendono mai a terra. Devo occuparmi di quel ragazzo. Forse potrebbe essere ferito. Offrirò una compensazione ai molgravi per la perdita della gazzellina. Si vede proprio che non li conosce. Credo che sia meglio che vada a parlare con i molgravi. Dove si trova il villaggio, Maggiore? In effetti è meglio andare da loro prima che vengano loro da lei. Il villaggio è nel cuore del canyon, in mezzo agli alberi giganteschi. Le auguro buona fortuna, miss. Che cos'è esattamente una gazzellina? Una specie di dromedario che cammina sulle zampe posteriori. Davvero una strana cavalcatura. Vuole dire che c'era qualcuno sul dorso di questa gazzellina quando il leopardo l'ha attaccata? Sì, un ragazzo. I ragazzi molgravi sono soliti uscire la notte a dorso di gazzellina. È il momento migliore per cacciare i polo polo. Cosa sono i polo polo? Delle specie di grossi pipistrelli di cui si nutrono normalmente i molgravi. La loro carne è squisita, per quanto un po' grassa. Le confesso che sono un po' persa. Dove siamo esattamente, Maggiore? Nel deserto dei molgravi. Le città più vicine sono Madargan, a nord, e Zamarat, procedendo verso sud. Arrivederci, Maggiore Good Morning. Sì, goodbye.
perfetto per accendere il fuoco. Devo trovare il modo di scacciarli.